Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti o bentrovati sul mio canale. Oggi parliamo di tutte le palette occhi che ho provato in questo ultimo periodo. Tra il Black Friday, il mio compleanno, le feste di Natale e i saldi, mi sono entrate tantissime cose nella collezione. Un po' sono autoregali o comunque acquisti fatti da me, alcune sono regali. In particolare un paio sono regali, e le altre sono tutti acquisti fatti da me. Allora, vorrei specificare una cosa. Questo è sempre per me un periodo dell'anno in cui mi entrano tante cose di make-up, perché appunto si concentrano tutti insieme questi eventi, quindi il Black Friday, il mio compleanno, le feste di Natale e i saldi. È un periodo anche in cui io faccio decluttering quasi sempre e tutti i miei prodotti trovano casa. È rarissimo che io butti via proprio per decisione un prodotto che non utilizzo più o che non voglio più che rientri nella mia collezione. Di solito tutti i miei prodotti vengono sfruttati, vengono regalati a chi li sfrutta di più, a chi li può amare di più. E non è mia abitudine fare decluttering proprio tutti gli anni, diciamo che lo faccio solo se sono costretta, perché in generale tendo a sfruttare bene i miei trucchi. E, a parte queste precisazioni, partiamo subito con il contenuto del video. Alcune palette ve le ho già fatte vedere, altre ve le ho fatte vedere, ma non mi sono sbilanciata più di tanto sulle mie opinioni in merito, e alcune non ve le ho mai fatte vedere, magari ve le ho fatte proprio vedere en passant, diciamo, su Instagram e poi silenzio tombale. Quindi oggi parliamo insomma di tutto. Parto da una palette di cui vi ho già parlato, quindi andremo veloci, e sto parlando della Natasha Denona Mini Gold. Questa è la scatola esterna che ho tenuto stranamente perché ho paura che si rompa la palette, perché è molto delicata secondo me. Questa è la palette, ha un packaging appunto un po' delicato per il costo di questa palette. Questi sono i colori, è una palette bellissima, incentrata come vedete sui toni dell'oro e del verde. Questi sono gli swatch. I colori sono pigmentatissimi, aderiscono molto bene alle palpebre, non c'è un particolare fallout. Diciamo che i colori shimmer sono sicuramente quelli più delicati, che vanno usati per una resa al massimo con le dita. Il pennello, sì, col pennello rendono, però fanno più fatica ad aggrapparsi alla pelle e quindi tendono a cadere un po' di più, però sono suavilissimi, super burrosi e soprattutto la cosa che mi piace di Natasha Denona è che fa dei tutorial molto carini e concentrati sul suo canale Instagram, scusate, sulla sua pagina Instagram. Fa vedere come utilizzare al meglio le palettine, quelle piccole, fa spesso dei mini tutorial appunto su come, diciamo, per dare delle idee su come utilizzare al meglio le sue palette piccole. E ne ho seguiti un paio di tutorial fatti con questa palette e devo dire che mi sono piaciuti molto, come anche come abbinamenti, li trovo sempre molto sofisticati, molto carini. A parte questo, la palette secondo me vale assolutamente la pena di essere provata. Se vi piacciono questi toni, quindi i toni sul verde e sull'oro, è veramente una palette bellissima. I colori sono particolari, colori che non ho in altre palette. Soprattutto questo verde pistacchio qui è un colore veramente particolare e difficile da trovare. È molto, per essere così particolare, è molto performante. La durata è ottima. È una palette che mi piace veramente tantissimo e sono veramente felice di averla comprata come autoregalo di compleanno. Era proprio una palette che mi era rimasta nel cuore e che assolutamente desideravo tantissimo. Poi andiamo avanti con una palette che purtroppo è stata fraintesa o in qualche modo molto criticata, molto bistrattata, e sto parlando della Beauty Love di Clio Makeup Shop. Questa è l'ultima palette uscita in casa Clio Makeup e questo è il packaging secondario o primario, non mi ricordo mai qual è la differenza tra il secondario e il primario. Vabbè. Questo è il packaging della palette. Ha lo specchio, non ho neanche tolto la plastichina. Di solito tolgo sempre le plastiche, questa volta mi sono dimenticata. Questa è la palette internamente. Come vedete, tutte le cialde sono state utilizzate.
Le ho provati tutti più di una volta. Come vedete, la palette non è particolarmente sporca, ma è perché gli ombretti non spolverano più di tanto. Quindi comunque l'ho utilizzata per bene, l'ho testata, i colori sono molto belli, molto particolari. Mi piace tantissimo la scelta dei colori shimmer. Di questa palette io ho fatto anche un Get Red With Me, che vi lascio giù nell'info box linkato se vi interessa vedere come performano gli ombretti. Vi ho già espresso le mie perplessità in merito alla scelta degli opachi, che secondo me sono un po' troppo pochi per tutti gli abbinamenti possibili da fare con questi ombretti shimmer, perché ce ne sono di caldi ma anche di freddi e freddissimi, come ad esempio questo, che non mi ricordo mai come si chiama, Imperfect, che è un taupe freddo, quasi grigio, che sicuramente non può star bene con un marrone caldo a base viola come Different, che è l'unico però marrone scuro con cui si possa intensificare l'angolo esterno, insomma. A volte ho trovato un po' di difficoltà ad abbinare i colori più freddi con i marroni, che invece sono molto caldi, i marroni opachi. Però in generale, Genuine è un burro pescato che più che dare luminosità, quindi più che essere un punto luce opaco, aiuta a sfumare bene i contorni del trucco, è molto burroso, gli opachi sono fantastici, la formula degli opachi di Clio mi è sempre piaciuta tantissimo. Gli shimmer sono molto belli ma leggermente granulosi, a parte alcuni come Graceful, che è questo oro champagne molto, molto bello e luminoso, che è forse uno dei più cremosi in assoluto tra gli shimmer. Vedete com'è bello? Molto elegante. Gli shimmer non segnano particolarmente le palpebre e l'unico neo appunto è che essendo così ricchi di riflessi e qualche brillantino, purtroppo fanno un po' di fallout e non sono perfettamente burrosi, ma sono leggerissimamente granulosi e quindi a volte cadono un po'. Però in generale è una palette che mi è piaciuta veramente tanto, con cui ho creato veramente diversi look, anche il nero, che di solito non è un ombretto che utilizzo molto, è super super facile da utilizzare perché si sfuma benissimo, non fa le macchie ed ha la profondità e l'intensità che altrimenti mancherebbe avendo soltanto questo marrone qui. Veramente una palette, secondo me, quasi completa. Se ci fosse stata un'altra fila di ombretti matte, un po' più freddi, un po' più caldi, un po' più magari un po' più chiari, sarebbe stata veramente la palette perfetta, la palette ideale. Così in questo modo mi piace, è una palette che sfrutto volentieri, uso volentieri, però di solito mi aiuto, l'affianco a una palette magari di soli matte con qualche marrone un po' più freddo, se voglio utilizzare appunto dei colori come Imperfect, che è appunto il taupe di prima, o Free, che è l'argento, perché altrimenti faccio un po' fatica ad abbinarli con i marroni caldi, opachi. Però a parte questo, io sono veramente contentissima di questa palette, mi piace moltissimo e sinceramente non ho capito le polemiche riguardo al prezzo. Non mi è piaciuto quello che è stato detto da altre persone in merito appunto al prezzo di questa palette. Secondo me, se non ritenete giusto spendere 60 euro per una palette, non c'è nessun problema, basta semplicemente ammettere che è una vostra opinione e siamo tutti amici come prima. Chiudendo, è veramente una palette stupenda. Se vi dovessi consigliare o sconsigliare l'acquisto, io ve lo consiglierei. Per quelle che sono le mie opinioni, le mie necessità, i miei gusti. Ci tengo sempre a sottolineare che le mie sono opinioni personali e se voi non siete d'accordo, siete liberissime di non essere d'accordo. Insomma, non me la prendo se qualcuno non è d'accordo con me. Poi andiamo avanti, e non so quale farvi vedere, ho talmente tanta scelta che sono molto indecisa. Allora, voglio parlarvi di un gioiellino, a questo punto inserisco lei perché è veramente una palette che mi ha colpito tantissimo, scusate, mi sto pulendo le mani dagli swatch.
Mi ha colpito tantissimo questa palette, un po' perché non mi aspettavo da una formula naturale questa resa, questa performance, e un po' perché l'ho voluta comprare per supportare una YouTuber, una influencer, come volete chiamarla, che è anche però una grandissima professionista, una grande makeup artist, e parlo di Giulia Cova, che ha fatto questa palette in collaborazione con Peterhack. Ed è lei, la Finding Treasure. Ho visto che alcune, insomma, l'hanno comprata, ne hanno parlato, tutte ne hanno parlato molto bene. E si apre così, al libro, qua c'è lo specchio, che io adesso ricopro perché altrimenti vi acceco. Questa è la palette. Allora, io non sono una grande fan di questo packaging, ve l'ho già detto in un altro video, lo trovo un po' scomodo e un po' ingombrante. Però a parte questo, la scelta di colori è veramente azzeccatissima. Sono tutti uno più bello dell'altro, veramente. Tutti i marroni opachi hanno il loro perché, sono tutti punti di marrone inediti. Ad esempio questo che è un marrone un po' senape, quindi con una punta di giallo caldo, intenso, marrone, un marrone caramello, un marrone molto chiaro, proprio come colore per la piega, un marrone un po' più scuro per dare intensità. Il burro è uno dei burro più belli che io abbia nella mia collezione, è bellissimo, scrive tantissimo, si sfuma benissimo, veramente è tuttoissimo questo burro, eccolo, mi piace tantissimo, proprio bellissimo. Gli shimmer invece sono tutti super luminosi. Quindi sono molto intensi, per niente scontati, anche se non sono colori pazzi, quindi sono comunque colori neutri che rientrano nella gamma del neutro, però sono tutti colori portabili che hanno il loro perché, diciamo, e sono tutti colori comunque abbastanza particolari, pur essendo appunto molto portabili. In particolare mi piace tantissimo, questi sono gli swatch proprio veloci, mi piace tantissimo questo che si chiama Calico Jack, che è un verde scuro, l'ho messo qui, bellissimo. Come vedete sono tutti molto luminosi, molto scriventi. Questi ombretti hanno una performance che veramente non ha niente da invidiare ad ombretti di profumeria super lusso, perché veramente hanno una resa spettacolare, se consideriamo appunto che comunque Peterhack è un'azienda che fa prodotti naturali, che hanno degli inci molto ben studiati, insomma, degli inci naturali. Gli ombretti che stanno in mezzo sono i gemstone, se non mi ricordo male, e sono ombretti bellissimi, super colorati. Mi piace tantissimo questo verde qua, è stupendo, l'ho usato per fare un trucco quando ho portato un vestito che ha praticamente lo stesso colore di questo ombretto ed è stupendo. È stupendo. Anche il viola è bellissimo, io sono una grande amante del viola. Forse mi avete visto truccata di viola poche volte, ma in realtà a me piace molto truccarmi appunto di viola. È veramente una palette bellissima. Se cercate qualcosa di naturale ma che abbia la performance uguale se non superiore alle palette tradizionali, io vi consiglio questa. È stupenda, veramente non ho nient'altro da dire, è stupenda, stupenda, stupenda. Poi, scusatemi, pulisco un secondo perché qua ho le dita piene di ombretti. Allora, adesso vi voglio parlare di un acquisto che ho fatto sempre io. Questi, fino adesso vi ho parlato di acquisti che ho fatto io, continuiamo appunto a parlare degli acquisti che ho fatto, e sto parlando della Naked Honey. Ragazzi, alla fine mi sono decisa a comprare questa palette perché non mi ricordo se avevo uno sconto o l'ho comprata con parte della carta regalo, non mi ricordo più. Però insomma, mi ricordo che l'ho comprata perché c'era un forte sconto, però non ricordo il motivo dello sconto. Ed è lei. Ho tenuto anche di questa la scatola, anche se di solito butto via tutto, non so perché a questo giro ho tenuto tutte le scatole. La Naked Honey. Allora, punto a favore di questa palette è l'aggiunta del pennello. Di solito non amo le palette, le scusate, le, le,
Mi viene il termine. I pennelli all'interno delle palette perché li trovo di scarsa qualità rispetto agli ombretti, li trovo pungenti, fatti male, insomma, di solito li prendo, li tolgo dalla palette e li dimentico nel cassetto. Invece il pennello di questa palette mi è piaciuto molto. Adesso non ce l'ho qua per farvelo vedere perché mi sembra di averlo lavato e che si stia asciugando, non ricordo se sta asciugando o se l'ho già sistemato, però in generale è un pennello che ha da una parte un pennello a lingua di gatto da applicazione e dall'altra un lingua di gatto ma più grosso in modo tale da sfumarlo leggermente sui bordi o comunque da applicare e sfumare. Passando invece adesso alla palette, questi sono i colori, quindi tutte tonalità sull'oro, tonalità calde, gli opachi sono molto belli, hanno tutte tonalità abbastanza neutre ma appunto calde, profonde. Mi piace tantissimo l'ombretto scuro per dare intensità, anche se non c'è uno scurissimo, ma in generale questa è un po' la filosofia delle Naked, tutte tonalità appunto neutre concentrate su un tema colore. Io avrei anche voluto la Naked Cherry, però alla fine non l'ho mai comprata perché non mi convinceva al 100% il punto colore, mentre la Honey l'ho amata da subito, da quando è uscita, non l'ho comprata subitissimo perché la vedevo in ogni dove, la vedevo da tutte le youtuber influencer che seguo, anche da persone di cui mi fido, però lì per lì ho voluto aspettare che si calmasse un attimo diciamo, tutto il fermento che c'era in merito a questa palette e volevo vedere dei video con dei look fatti, insomma, meditati, volevo vedere dei video recensione, non delle prime impressioni, ma delle recensioni per vedere di capire se la palette potesse effettivamente fare al caso mio e sicuramente sì. La scelta cromatica è mia completamente perché mi piace tantissimo l'oro, ma sono una grande amante anche del verde e in particolare questi due ombretti hanno un sottotono verdognolo. Honey è proprio un oro giallo, adesso vi faccio qualche swatch. Honey è proprio giallissimo, mentre Queen, che è il colore che gli sta a fianco, è un bronzo leggermente verdastro. Eccoli qua. Questi mi piacciono tantissimo. Mi piace molto Swarm come ombretto opaco. Ve lo metto qua, che è proprio un giallo. Un marrone con tanto giallo all'interno, sembra quasi un oro opaco. E Keeper è molto carino. Scusate, ho fatto lo swatch che avevo il dito sporco di un altro ombretto. Keeper è questo qui, che è proprio un caramello, color caramello. E anche gli altri sono molto belli. In generale non ho trovato nessuna falla in questa palette. Tutti gli ombretti sono molto validi, molto scriventi. Nessun ombretto mi ha deluso. E se vi dovessi consigliare una palette sui toni dorati, caldi, con un pizzico di verde all'interno, sarebbe sicuramente questa, veramente bellissima, sia per fare dei look molto naturali, tranquilli da tutti i giorni, sia per fare dei look invece più intensi, più costruiti, anche dei look un po' più artistici, perché veramente sono dei toni molto belli, molto particolari, pur essendo tutti portabili. In particolare con questa palette ho fatto il make-up che indossavo la vigilia di Natale, che avevo un vestito color ottanio e mi sono truccata con tutti gli oro sugli occhi, facendo poi la rima interna inferiore e la rima inferiore color ottanio. Mi è piaciuto un abbinamento che a me piace sempre tantissimo, è appunto l'abbinamento tra colore caldo e colore freddo, come in questo caso l'oro con l'ottanio, ma faccio spesso anche l'abbinamento oro-bronzo con il blu elettrico, per esempio. Sono proprio abbinamenti che ogni tanto, non sempre, però ogni tanto mi piacciono. Poi procediamo con le ultime quattro palette. Allora, faccio vedere questa piccolina di Urban Decay che è la On the Run The Tour. Questa l'ho trovata nei presaldi di Sephora al 30% di sconto ed è questa palettina qua. Io queste palette le ho viste appena sono uscite, erano tutte palette piccoline appunto di Urban Decay, pensate per i viaggi.
E questa era una di quelle che mi aveva incuriosito di più. Perché? Perché è una palette neutra, assolutamente neutra, tranne che per questo colore, che è un blu, non so neanche come descriverlo, è un blu verde, un colore molto bello e direi anche abbastanza portabile per essere comunque un colore colore, molto carino, molto bello. Gli altri sono tutti colori assolutamente neutri. Diciamo che l'unico forse un po' particolare insieme al blu è questo switchback che ha dei riflessi blu, quindi è un duochrome, però per il resto sono veramente colori, vedete? È un cangiante. Gli altri sono tutti colori neutri, shimmer e opachi, molto molto belli. Mi piaceva perché l'abbinamento è sempre colori caldi con un colore freddo, quindi tutti questi colori neutri caldi con il colore freddo. Quindi comunque già l'abbinamento mi piaceva. In più, veramente è ottima per quando si viaggia perché ci sono i matte che servono, il panna. I colori da transizione, questi due qua caldi, c'è il marrone scuro per dare intensità, ci sono due shimmer neutri, quindi questo marrone rame, ruggine, diciamo, non troppo rosso, eccolo qui, e questo colore chiaro, luminosissimo, molto bello. E poi ci sono questi due colori particolari, se volete impreziosire un po' il vostro look, se volete qualcosa un po' fuori dagli schemi, insomma, si possono costruire tantissimi abbinamenti molto belli e diversi dai soliti, insomma. E quindi mi è piaciuta molto a guardarla proprio così l'idea di questa palette. La trovo molto piccola, compatta, è anche molto leggera, di cartone bello resistente, ha il suo specchio. E in generale l'ho trovata subito una palette molto interessante. La qualità è la solita qualità di Urban Decay, quindi che a me sinceramente piace. Gli shimmer sono belli intensi e presenti. Questo è leggermente sbricioloso rispetto a questo qui, Dash, che invece è molto più burroso e cremoso. Switchback, l'avete visto, è un duochrome che, pur essendo un duochrome, non è importabile o strano, quindi è molto carino anche da usare con un look semplice. E gli opachi sono ottimi, super scriventi, burrosi e super sfumabili. In generale una palette stupenda, stupenda, mi piace tantissimo, soprattutto se devo viaggiare. E Plunge, questo blu verde, l'ho utilizzato per fare il look per la vigilia di Natale, appunto, in cui ho abbinato l'oro con il verde ottanio, blu ottanio, e ho usato proprio questo colore qui e mi è piaciuto tantissimo. Quindi veramente è una palette molto carina, molto piccola, poco ingombrante, leggera, facile da trasportare. Consigliatissima, poi tra l'altro è scontatissima adesso con i saldi, quindi se la trovate io ve la consiglio perché appunto ha dei toni neutri con qualche pop di colore molto molto interessante e insomma anche diverso dal solito, pur non essendo appunto importabile. Poi andiamo avanti con due palette che invece ho acquistato grazie a delle carte regalo che mi sono state regalate dai miei amici. Una è questa, lei, la Carly Bible per Anastasia Beverly Hills, anche qui ho tenuto la scatola. Questa è la mia terza palette di Anastasia. Ho comprato la Saltry, ho comprato la Jackie Aina e questa me l'hanno regalata praticamente, bellissima. E questa è una palette molto particolare. Allora, il packaging forse non ve l'ho neanche fatto vedere, eccola qua. Io pensavo che tutte queste cose fossero in rilievo, in realtà è piatto il packaging, cioè non sono in rilievo. Era proprio una mia impressione. Il pack di cartone bianco, fatto in questo modo, la fila sopra, che in realtà sarebbe quella sotto, è di colori caldi, la fila sopra, cioè che per voi è sotto, sono colori freddi. Come vedete, li ho usati quasi tutti, tranne il rosso che l'ho solo sbocciato, perché io non sono una fan del rosso, anche se questo non è un rosso brutto o un rosso troppo color sangue, è più un vinaccia,
però comunque io non sono una grande appassionata di colori rossi perché su di me li vedo un po' troppo intensi e mi sembra che mi facciano l'occhio un po' malato come effetto, quindi non è un colore che utilizzo. Gli altri mi sono piaciuti tutti, li ho usati tutti, tutti gli shimmer li ho già usati, soprattutto questo che è bellissimo. Mandala è stupendo. Adesso non riesco a farvi gli swatch perché di qua sono tutta sporca. Questo è Mandala, è un duochrome lilla blu, bellissimo. Come topper sugli ombretti è stupendo. Boli, che è questo colore qua, è un colore fantastico, un colore illuminante molto bello. Scusate, eccolo qua, quello sotto a Mandala. Si possono fare tranquillamente dei look molto delicati, sofisticati e luminosi sugli occhi senza troppo sforzo, come si possono fare dei look molto intensi, molto carichi, più editoriali o più particolari. L'unico colore che mi ha dato un po' di problemi in applicazione è questo. OA si chiama. Perché? Perché è grosso, c'è una texture grossissima. Vedete che ha tutti i brillantini in superficie. Adesso cercherò di farvi vedere che si sbriciola. Vedete? Cioè bisogna pressarlo per bene, altrimenti cade tutto. E questa cosa si può fare in fase di swatch, ma non si può premere più di tanto sugli occhi perché vi fate male se premete tanto. Quindi di fatto voi vedete cosa succede, che si sbriciola tutto. Quindi questo l'ho applicato una volta senza primer per glitter e è caduto tutto. La volta successiva l'ho applicato con la colla per glitter e nessun problema. Però ovviamente non, cioè, in teoria questo dovrebbe essere un ombretto normale che non dovrebbe necessitare di una colla per glitter. Però insomma, a parte questo piccolo neo, tutti gli altri ombretti mi sono piaciuti tutti tantissimo, a parte appunto il rosso, ma perché è una questione di gusto personale. A me i rossi non piacciono, non sono colori che utilizzo spesso o comunque non utilizzo volentieri nei look da tutti i giorni. Gli altri colori sono tutti portabili e bellissimi, veramente stupendi. La qualità è la solita qualità di Anastasia. Anche qui a me piacciono gli ombretti di Anastasia. Da quando li ho provati mi sono trovata bene, non ho mai avuto grandissime difficoltà. E la scelta cromatica la trovo molto bella e interessante, mi è piaciuta tantissimo. Ho visto che ne è uscita un'altra di palette di Anastasia. Negli ultimi mesi sono impazziti, hanno fatto uscire mille mila palette, tra quelle di Norvina. Le palette in collaborazione, quindi la Jackie Aina e questa. E adesso un'altra palette in collaborazione che non ricordo come si chiama, però è molto bella anche come scelta cromatica. Devo dire la verità, non credo che la comprerò perché, a parte che sono sommersa di palette, però non so, non ci devo pensare bene, ecco. Diciamo che non sono colori mai visti, ecco, cioè ci sono sempre dei colori abbastanza neutri con qualche pop un po' particolare, però a parte questa piccola parentesi, questa piccola digressione, la palette Carly Bible è veramente bellissima, una palette stupenda che ho usato molto sia nel quotidiano sia nei momenti un po' speciali in cui volevo un trucco particolare, un trucco intenso. Andiamo avanti con la palette di Revolution, Revolution Pro, scusate, la New Neutral Luxe Shadow Palette. Packaging carinissimo, veramente di cartone, con tutto questo animalier, samba animalier, bellissima, devo dire che è molto carina. Specchio molto grande che si può completamente girare e questa è la palette. Allora, questa è il dupe della New Neutral di Huda Beauty. Io quella non ce l'ho, non la possiedo, però la replica diciamo in quasi tutto. C'è anche qui la base il primer per glitter, ci sono i glitter pressati e ci sono tutti gli ombretti sui toni rosati, neutri, neutro freddi, molto chiari. L'unico colore scuro è questo, cioè Majestic. Allora, devo dire che gli ombretti sono molto belli. Gli shimmer mi piacciono un po' meno dei matte perché? Perché Jessied Up, questo, e Glitz, questo, scrivono poco. Cioè, sono carini, però non sono proprio sugli occhi, non rendono tantissimo. Vedete?
Si vedono, beh, questo si vede a malapena, che è glitzed. Si vede a malapena perché è molto chiaro e non troppo riflettente, mentre gli opachi sono tutti bellissimi. I glitter pressati sono grossi, quindi vanno utilizzati con un primer per glitter o con la sua base o con la loro base, che comunque non mi piace tanto perché si sporca tutta, vedete che è tutta sporca. Non sono una grande fan di mischiare all'interno della stessa palette le polveri con le creme, quindi io questa cialda non l'avrei messa, però insomma, per essere una palette low cost è veramente bella. Mi è piaciuta la qualità, mi sono piaciuti gli ombretti, a parte appunto qualche neo, è veramente un'ottima palette low cost. Se volete la new nude di Huda, ma non volete spenderci 60 e passa euro, questa è un'ottima alternativa perché ha veramente dei toni molto simili. Magari la qualità non sarà la stessa, però devo dire che per essere una palette low cost ha veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo e mi piace veramente molto. Ultima palette di cui vi parlo oggi è lei, la Gingerbread Extra Spicy. Questa è una palette che vi ho fatto vedere nel video dei saldi. L'appunto l'ho acquistata con il 30% di sconto e la volevo tantissimo questa palette. Ero sempre molto indecisa per via del prezzo, in primis, ma anche per via del fatto che ero un po' titubante sulla scelta colori, avevo paura che ci fossero troppi colori intensi, troppi colori, colori troppo caldi per me, avevo paura che non l'avrei utilizzata e invece devo dire che la sto usando molto, mi piace tantissimo, gli shimmer sono fantastici, ve l'ho già detto anche nel video haul, gli shimmer sono bellissimi. Vi faccio vedere giusto qualche esempio dei colori che ho usato di più e che mi piacciono di più in assoluto. Questi proprio ve li faccio vedere sbocciati, gli shimmer, perché meritano tantissimo. E anche questo l'ho usato molto. Gli opachi sono molto belli. Questi sono gli shimmer che ho usato di più. Sono super riflettenti, non cadono, si aggrappano bene alla pelle, delle palpebre, insomma, quindi non, appunto non fanno tanto fallout. Gli opachi sono belli, hanno dei punti colore, devo dire, inediti, come questo, che è bellissimo, o anche questo colore qui, questo fucsia. Anche Extra Spicy, che è questo arancione proprio al centro della palette, anche Soft and Sweet, che è questo rosa scuro, o Cinnamon, che è questo. Sono veramente degli opachi bellissimi, inediti, ma che non sono importabili, ecco, nemmeno sono abbastanza portabili anche da chi non ama solitamente questi punti colore un po' particolari. L'unico colore che non ho ben capito come utilizzare è questo, Midnight Snack. Dicevo, non ho capito bene come abbinarlo perché questo colore qua ha una base nera e ha tutti dei riflessi blu-verdi. È molto bello, però non so bene come ancora come abbinarlo. Non vi voglio fare la recensione, diciamo, come tutte le altre palette perché ancora non sono sicurissima delle mie opinioni, però in generale l'ho testata abbastanza da potervi dire che gli shimmer sono molto belli. Gli opachi sono molto validi, molto burrosi e sfumabili, ma pigmentati. In generale è una palette che mi piace tantissimo. Gli unici colori che non ho utilizzato sono stati For the Gram, cioè questo che ha dei micro glitterini all'interno, e Midnight Snack, che è appunto questo colore qua, e devo capire un attimo come abbinarlo. Per il resto sono tutti colori stupendi, ombretti fantastici, dalla qualità ottima. Questa è la mia seconda palette di Too Faced che ho in collezione, ma io ne ho avute anche altre che ho declutterato l'anno scorso o 2 anni fa. Una era praticamente finita, cioè aveva dei buchi grandissimi in un paio di cialde e quella l'ho buttata perché era veramente vecchia, mentre l'altra l'ho declutterata, l'ho regalata perché non la stavo utilizzando più da veramente tanto e mi seccava, insomma, lasciarla nel cassetto ad impolverarsi e quindi alla fine l'ho regalata. Però in generale questa è una palette bellissima, io vi consiglio di acquistarla perché è una limited edition e quindi quando andrà sold out non tornerà più. Io sono felicissima di averla, veramente. Se siete indecise, adesso che ci sono i saldi e la trovate al 30%, io per quanto possa valere la mia opinione, vi dico acquistatela.
Bene, abbiamo terminato, ragazze. Vi ho mostrato tantissime palette. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato in qualche modo di compagnia o utile. Fatemi sapere se c'è qualcosa di cui vorreste il Get Red With Me, che vorreste vedere in azione, diciamo. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacio, grazie a tutte perché mi dedicate un po' del vostro tempo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!